Bentornati con un nuovo episodio di Zoom In, in cui torneremo a presentare un libro, un nuovo libro che si intitola Tutto può succedere finché non accade, edito da Il Viandante. Saluto l'autore Vittorio Sirolli, benvenuto. Buonasera, grazie dell'invito e buonasera ai graditi telespettatori. Più che benvenuto, anzi bentornato, perché noi ci eravamo già sentiti un anno fa in questa stessa trasmissione in cui presentavamo il suo libro d'esordio, che era Il silenzio della sabbia, sempre edito da Il Viandante. E lei proprio qui mi disse durante l'intervista che magari ci sarebbe stato un seguito. Ed eccolo qui il seguito, è stato di parola. Sì, ho rispettato quello che anche i lettori mi avevano richiesto. In effetti Tutto può succedere finché non accade è un nuovo capitolo della saga di Giulio Fantini. Giulio Fantini, questo farmacista di professione, ma con un raffinato talento investigativo che oramai lo pone proprio a risolvere degli enigmi che succedono in una piccola realtà abruzzese. Stiamo vedendo la copertina in questo momento. Ricordiamo appunto che si tratta di un giallo, sono due romanzi gialli quelli che lei ha scritto, quindi che è il proseguo della storia, perché il protagonista, come raccontava, è Giulio Fantini, questo farmacista abruzzese. Come nel precedente libro, come in un giallo che si rispetti, l'incipit ha un evento che scombussola un po' la quotidianità di questa piccola location abruzzese, così? Sì, nel primo episodio, se vogliamo, Il silenzio della sabbia, Giulio Fantini è stato chiamato a scoprire i motivi perché un suo caro amico era scomparso. Invece in quest'altro episodio si trova di fronte a un omicidio inspiegabile, una donna di 40 anni che viene lanciata da un palazzo, da un terzo piano dove vive, dove era andata a trovare la mamma. E questo episodio, ovviamente, siccome accade nei pressi del luogo dove lavora, addirittura lui è il primo che si approccia al cadavere e ne testimonia la morte, in qualche modo lo impone il suo aiuto alla questura, che ovviamente lo ha già apprezzato nel precedente episodio, e quindi riesce anche questa volta. La questura di Chieti, giusto? Sì, in questo episodio mi sbilancio e parlo. Perché nel libro precedente invece era l'ambientazione abruzzese, però era rimasto sul vago, no? Sì, questa volta mi sono sbilanciato e dico nome e cognome di dove i fatti accadono, insomma, anche se di contorno c'è il nostro Abruzzo che viene spesso chiamato in causa sia come bellezze paesaggistiche che anche come arte culinaria, perché insomma dobbiamo saper apprezzare anche questo nel nostro Abruzzo. Ecco, anche perché lei, cioè, tu sei di Chieti, giusto? Quindi è anche una realtà che per forza di cose conosci bene. Assolutamente, assolutamente. E io mi ricordo anche, sempre per fare questo parallelismo col primo episodio di questa storia, che era centrale nel primo libro il tema dell'amicizia, che spinge anche Giulio Fantini, che in realtà è un farmacista, a interpretare questo ruolo di investigatore. E qui invece, in questo secondo romanzo, correggimi se sbaglio, è centrale anche una storia d'amore. Beh, nel primo episodio Giulio viene, ahimè, sta vivendo la storia con Claudia, ma ahimè viene mollato. Dopo 6 anni non si riesce a fare il passo. Forse Claudia non è più contenta del modus operandi di Giulio, che è un po' sui generis, non è uno che vuole prendersi le responsabilità, anche se stanno aspettando un figlio. E questo in qualche modo lo destabilizza, perché addirittura non pensava di troncare la relazione mentre stanno aspettando un figlio. E nel secondo episodio, questo attuale,
lui vive in maniera, ahimè, negativa questa separazione non voluta e in qualche modo diciamo, si distrae con l'avvento a piedi del nuovo vicequestore, che in effetti è un bel vedere, ecco, mettiamola così, la dottoressa Stolfi che è da poco è arrivata a Chieti e conosce le qualità di sapiente investigatore del Fantini, tra loro ecco, si approccia oltre che un'affinità lavorativa, anche se vogliamo sentimentale. E quindi questo parallelismo tra vita sentimentale e diciamo, approcci investigativi faranno la fil rouge nel nostro racconto. Ecco, un motivo in più anche per Fantini di partecipare appunto alle indagini a seguito di questo omicidio. Lei, tu nella vita, perdonami, perché abbiamo deciso di darci del tuo, ormai è Diamoci la del tuo, seconda volta assolutamente. che ci incontriamo, perché ricordavo appunto un anno fa abbiamo sostenuto un'intervista per il tuo romanzo di esordio che mi raccontavi era nato anche un po' figlio del lockdown, perché tu nella professione fai altro, sei un medico, sei un ricercatore universitario e costretti a casa, quando eravamo costretti a casa, tu hai deciso di impiegare quel tempo anche per scrivere, per dedicarti a questa passione, passione che hai continuato a coltivare anche ora che per fortuna le cose vanno meglio e non siamo più così intrappolati dentro casa. Sì, questa volta non ho sfruttato il lockdown, ma ho allungato le giornate, praticamente dormendo di meno la notte, ho ritagliato il tempo perché purtroppo gli impegni sono tanti, e quindi, ahimè, o per fortuna, se vogliamo, mi sono dedicato a questa passione, però ho dovuto sacrificare un pochettino le ore, la quotidianità, anche a scapito forse della famiglia, e questo un pochettino mi dispiace. Mia moglie in effetti mi vede la notte che vado vagando per casa con delle idee che mi vengono, e quindi in effetti non è molto logico questo mio comportamento, però Famiglia che immagino sia quella rappresentata alle tue spalle in quel bel disegno. sì, questo disegno di qualche bel po' di anni fa di mia figlia, si vede qualcosina, sì, il nucleo familiare di quattro persone. Questo è il secondo romanzo, il secondo giallo in cui torna protagonista Fantini. Diventerà, come spesso accade nelle storie giallo, nei gialli, un personaggio frequente che in diversi episodi sempre lui si imbatterà. In diverse situazioni, in diversi casi da risolvere. Sì, l'idea è questa, almeno per il prossimo romanzo. Poi in effetti io sto avendo una doppia, non Il riesco più a prossimo capire intendi chi il terzo? sono. Non ho capito. Il prossimo romanzo intendi il Il terzo? prossimo romanzo intendo il terzo, Quindi è che sicuro insomma. che ci stai dicendo ci sarà anche un terzo episodio? Sì, ci sarà, vediamo Sì, un po' quando. sofferente, mi Sofferente, sembra. sì, questo sarà più sofferto, però in programma, in cantiere c'è anche il terzo capitolo. E quindi potrà diventare una serie? Cioè, già lo sarà ovviamente, tre capitoli sono già una serie, però un personaggio penso Beh, è un che ne personaggio che so. comunque sta riscuotendo successo, questo ovviamente mi gratifica, sto riscontrando consensi da parte dei lettori, e quindi questo mi invoglia a scrivere e a fare, se possibile, anche a me. Insomma, saranno i lettori a decidere le sorti di Giulio Fantini e allora approfittiamo anche per ricordare dove trovare questo libro. Il libro si trova in tutte le librerie, si può trovare anche sul sito Online. del viandante online, anche su Amazon, però tutte le librerie sono assolutamente fornite di questo. Ecco, mi fa piacere questo, l'ho voluto sottolineare perché l'ultima volta che ci eravamo parlati invece era
era più l'online che le librerie, perché vivevamo in una situazione in cui purtroppo le piccole attività soffrivano molto. Adesso per fortuna si riprende, quindi torniamo anche nelle librerie a comprare buoni libri, libri come mostriamone la copertina un'altra volta, Tutto può succedere finché non accade, edito da Il Viandante. Grazie di nuovo all'autore Vittorio Sirolli. Grazie a voi, grazie a te per l'invito, un saluto a tutti. Grazie, questo episodio di Zoom In termina qui, appuntamento al prossimo libro.